ragazzi, benvenuti in Cucina col Banana con la mia parannanza che è ora di tagliare la lata. Lo dico sempre, ma guardate che zozzeria, non fa niente, no, guardate. Oggi faccio degli spaghetti molto freschi, estivi, buoni, basandomi su una ricetta che mi ha dato una persona che mi segue, Andrea Ghiandi. Modificherò di poco la sua ricetta, quindi saluto sia lui, Andrea Ghiandi, che sua moglie Chiara. Inoltre, Crazy Predator mi chiede di salutare i pirati di Santi Cosma e Damiano, non voglio sapere che cosa voglia dire, cosa siano. Poi voglio salutare Deborah Sciurti, Francesco Sabetta e Hunter 96. Ciao ragazzi! Spaghetti, olive nere, pomodori secchi, aglio, capperi, prezzemolo, alici, sott'olio, tonno, pomodori, io ho preso i pachino, e poi servirà della mollica di pane, che adesso non ho messo qui, e cominciamo. Allora ragazzi, usiamo il consueto, ormai fedelissimo sbucciaglio. No, vai. Ok, l'aglio sbucciato, ora... Nuovo aggeggio ragazzi, sbucciaglio, non so se ve l'avevo già fatto, il schiacciaglio. Volevo salutare, che gli avevo promesso che l'avrei fatto, la mia amica Cinzia, l'ho comprato insieme a lei, no, l'ho comprato insieme a lei, non mi ricordo, però mi ha detto quando uso sbucciaglio salutami. No, sbuccia, schiaccia, ok, vediamo, poi non l'avevo mai usato. No, pure questo schiaccia un po'. Appena di segugio, per non dire cazzo di cane. Beep. Ok, dai, ci stiamo. Hai buttato uno spicchio d'aglio, però fa niente. Poi ragazzi, prendete i pomodori secchi e lì andiamo a tagliare. Potete farlo anche con un frullatore, con un mixer. Devono venire una specie di trito, però non deve venire proprio tritato, deve venire a pezzettini piccoli ma non troppo, quindi per questo vi consiglio di farlo col coltello. Ok, così può anche bastare. Quindi ora ragazzi andiamo a mettere tutto sul fuoco e vi faccio vedere. Allora ragazzi, olio, aglio a soffriggere, mettiamo le alici, profuma l'aglio, i capperi, i pomodori secchi e facciamo soffriggere bene tutto quanto. Aggiungiamo anche una punta di peperoncino e andiamo a far soffriggere tutto. Poi ragazzi vi faccio vedere, intanto soffriggiamo 2-3 minuti bene questo preparato. Allora ragazzi, abbiamo soffritto per qualche minuto, ora andiamo a prendere i pachino, li tagliamo direttamente dentro la nostra padella, così non si perde neanche una goccia di sugo. Ora facciamo cuocere per bene, abbiamo qui accanto l'acqua per la pasta che sta per bollire, andiamo a metterne un coppino, poi un pizzico di sale ma non tantissimo, perché capperi, pomodori secchi, alici, però un po' di sale per far cacciare l'acqua interna ai pomodori. Andiamo a mettere un coperchio ragazzi e facciamo cucinare, andiamo avanti così aggiungendo un po' d'acqua bollente e portiamo a cottura. Allora ragazzi, ora andiamo a mettere, magari qualche minuto che cuoce, circa un quarto d'ora, se tutto a passivo, andiamo ad aggiungere le olive e andiamo ad aggiungere il tonno. Il tonno ragazzi lo aggiungo alla fine perché questo è già cotto, quindi per evitare proprio che l'ho aperta così poco, se volete metterci quello fresco, naturalmente lo potete mettere prima.
parte del tonno, negli ultimi minuti di cottura, che non deve stracuocere, facciamo cuocere un altro po', e nel frattempo facciamo cuocere i nostri spaghetti. Poi ragazzi, mentre cuoce la pasta, prendete della mollica di pane, la tritate con un mixer come vi pare e la fate tostare in padella. Ora vi faccio vedere. Allora ragazzi, vedete, non so se si vede dal video, la padella fuma, è molto molto calda, abbiamo messo il pane e ora ragazzi facciamo tostare. Girate per evitare che si attacchi, anche se la padella essendo antecedente non si dovrebbe attaccare. Sento già un po' che il pane sta perdendo un po' di umidità, quindi fate tostare bene e poi vi faccio vedere che ci facciamo. Ok ragazzi, come vedete si è tostato per bene, ora lo togliamo dal fuoco, lo mettiamo un attimo da parte e vi faccio vedere che ci facciamo. Allora ragazzi, abbiamo scolato la nostra pasta qua dentro, abbiamo messo un po' d'acqua di cottura, facciamo finire l'ultimo minuto e mezzo, 2 minuti di cottura qui dentro e intanto vi faccio vedere che facciamo col pane. Allora, ecco il nostro pane bello tostato, qui ho tritato del prezzemolo e li andiamo a unire il pane col prezzemolo fresco. Ok, lasciamo qui, nel frattempo i nostri spaghetti stanno risottando, questo li mischiamo bene, andiamo a riguardare la pasta che questo processo è completato. Allora ragazzi, guardate che bella, la nostra pasta è pronta, risottata, andiamo a prenderla, la mettiamo nel piatto, fate come volete, fate il nido, fate quello che vi pare, noi non lo facciamo, e poi prendete, attenti, se la padella è ancora calda non si scotta, un po' di pane tostato col prezzemolo e ce lo mettete sopra come se fosse del parmigiano, anche in maniera un po' abbondante, e lo assaggiamo ragazzi. Ok ragazzi, mentre James Cameron qui sperimenta nuove strategie di ripresa, io assaggio. Spero che Andrea e sua moglie Chiara apprezzino questa mia leggera rivisitazione della ricetta che mi avevano proposto. Ragazzi, buonissima, poi con la nota croccante del pane, è un pomodoro secco, uno spettacolo ragazzi, buonissima. Ok, che vi devo dire, fanno 200 gradi qua dentro, se muore, e ci vediamo al prossimo video, ciao.